15 anni di attività, festeggiati dal centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano con un ospite speciale, Francesco Facchinetti, chiamato a presentare Gherlinda Rap Play, un contest organizzato in collaborazione con la Mastrini Production e Communication, aperto a cantanti e rapper italiani e stranieri. Una presenza non casuale, quella dell'artista, cantante e showman che vanta una lunga esperienza nel settore dei talent musicali. È stato infatti conduttore di X Factor e più recentemente giudice di The Voice of Italy. Come si scoprono i talenti? Ma guarda, prima di tutto bisogna essere molto curiosi per scoprire i talenti. Solitamente i talenti non ti bussano alla porta, quelli veri, 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 devi andarli a prendere. E anche quando li hai trovati, poi portarli sul palco non è una cosa semplice. Ne ho visti passare veramente tantissimi, ho avuto la fortuna di fare X Factor, di presentarlo per tanti anni, e l'ho presentato per 5 edizioni, e poi ho avuto la fortuna anche di fare The Voice. Due le categorie in gara, una riservata ai rapper che ha visto trionfare gli Oblivion e l'altra ai cantanti, vinta da Bianca Laura Pancini. I vincitori, decretati da una giuria tecnica e dal pubblico, sono stati premiati con la produzione di un videoclip di una propria canzone. L'utilizzo delle immagini al giorno d'oggi è veramente, veramente importante. Abbiamo citato prima Mariano, che è un ragazzo che grazie alla sua immagine appunto è diventato famoso in tutto il mondo. Non si può prescindere da questo, per cui bisogna sapere utilizzare bene la propria immagine e basarsi anche su contenuti audiovisivi come i video, che ti danno la possibilità di esistere pur non avendo una casa discografica. Penso a, prima citato i Mischilla, penso a Fedez, ma un altro ragazzo con cui ho lavorato è Nesli, e siamo partiti proprio dal web. Il consiglio è quello di essere unico, di non copiare nessuno, di essere quello che si è, nel bene e nel male. Poi sarà la vita a dirti se riuscirai o meno a raggiungere i risultati che vuoi raggiungere. E al giorno d'oggi, ripeto, c'è una grande fortuna, quella di poter avere in mano un mezzo di comunicazione di vostra proprietà, che è internet. Dopo le premiazioni non è mancato il taglio della torta per celebrare i 15 anni di risultati che il centro di intrattenimento corcianese ha raggiunto. Basti pensare che nel 2015 sono state registrate 100.000 presenze in più rispetto all'anno precedente e nel primo trimestre del 2016 oltre 70.000 in più a confronto con lo stesso periodo dello scorso anno.